mi amico una volta disse: il pesce grosso fotte il piccolo. E così ho trovato qualcuno più grosso di voi. Senz'altro saprete che ci sono due famiglie a Brooklyn che vogliono impadronirsi del vostro monopolio sull'importazione di liquori a New York. Ma se si mettessero contro di voi a New York, darebbero inizio a una guerra tra famiglie. Però se voi moriste nel corso di una vendetta contro un cazzo di bookmaker di Birmingham, si prenderebbero i vostri affari senza una guerra. Abbiamo contattato anche un uomo d'affari di Chicago. E anche lui ha mostrato interesse per l'importazione di liquori a New York. Il suo nome è Alfonso Capone. Avete parlato con quel cicciolo del cazzo? Ecco, i parenti che avete portato con voi da New York sono quasi tutti morti, signor Cengretta. E questi uomini qui lavorano per soldi, vanno da chi offre di più. E adesso hanno nuovi ordini. È così, eh? Così. Anche tu, Matteo. Minchia. Che gran bastardo. Arthur è stato ferito, ma è vivo, Polly. Dobbiamo far credere a tutti che sia morto. A tutti, eccetto me, te e Linda. Arthur Shelby è morto. Ho in mente un piano. Possiamo usare questa morte per vincere la guerra.